Io mi occupo di cercare di rovinare questa storia d'amore, non per mio piacere personale, ma perché tento di scalare e di prendere possesso di questa azienda. E diciamo perché che ami, cioè il successo, ambisci per motivi successo, che il mio personaggio diciamo, poi ha delle rivalse nei confronti di questa famiglia e vorrei semplicemente fargliela pagare, che poi è un po' un conte di Montecristo fatto molto male, però ci si prova, purtroppo l'attore è quello che comunque ci si prova. Dai, e quindi anche tu sei una cattiva, insomma. Io sono l'antagonista. Dallo sguardo che hai non si direbbe. No, grazie. Sei così dolce e bella. Però faccio l'attrice e mi diverto a fare la cattiva, la perfida. E qui sono proprio l'antagonista, diciamo, proprio per eccellenza della serie, cattivissima, perfida. Non ho motivazioni come le sue, magari più umane. Io sono proprio cattiva e voglio a tutti i costi una posizione sociale, quindi il fine giustifica i mezzi e non mi interessa qual è il mezzo, l'importante è arrivare alla posizione sociale, a farmi approvare dalla famiglia e insieme veramente faremo... Ognuno ha dei motivi diversi, diciamo, certo. E portiamo un po' di brio in questa storia. Ma quindi ecco, lo scopo di questa fiction alla fine, insomma, c'ha uno scopo morale, uno scopo di insegnamento, uno scopo che... Insomma, questo è un prodotto... Insomma, è un linguaggio abbastanza semplice, quindi certo. Lo scopo morale non è che ne veda, più che altro è un prodotto di intrattenimento e si cerca di parlare un po' a qualsiasi tipo di pubblico. Si attiene molto anche alla realtà, nel senso che sì, personaggi possono essere comunque, sono abbastanza realistici, no? In fondo, sì, beh, nella realtà esistono. La realtà a volte supera e molto spesso supera anche la finzione. E poi volevo dire che una cosa molto carina di questa fiction, almeno per il mio, è l'ambientazione, perché è ambientata in Liguria, da Finale Ligure a Sanremo. Anche per questo si è pensato, credo, a una storia di profumi, di cosmetica, perché la Liguria, certo, è per eccellenza l'isola dei fiori e l'isola dei profumi. E infatti anche lì ci sono diverse fabbriche dove c'è il cosiddetto naso, interpretato dalla nostra protagonista Alexandra Dino, che appunto è un po' il fulcro della storia. Ecco, comunque vari sono i personaggi di questa fiction. Ecco, cosa vi ha insegnato, cosa vi ha dato recitare in essa, insomma? Guarda, sicuramente per quanto mi riguarda mi sono trovato molto bene con Fabrizio Costa, il regista, e diciamo gli ha lasciato molto, molto spazio alle idee che potevo portare io per Lorenzo, e probabilmente la crescita che posso aver avuto è solamente il rapporto che ho avuto io con il regista. E con me? Anche, però grazie a Dio Lorenzo è un personaggio che vorrei proprio abbandonare, insomma, una volta che viene fatto si richiude nella scatola, essendo un tipo un pochino poco raccomandabile. Poco raccomandabile. Ecco. Tu non so a chi rassomigli, ma tu di sicuro rassomigli sì, a Claudia Gerini moltissimo, trovi Mara? Molto simile. Davvero, carina. Dicevo un po', sì, forse i colori, sì. A Claudia Gerini fisicamente, sì, forse parlando. Un po'. Io sono del nord, però sono di Milano, insomma è tutta un'altra storia. E invece io interpreto appunto Daria Danieli, che è cattivissima, come dicevo. Patrizia! Mi sono molto divertita a farla. Sì? Abbiamo insomma ancora pochi secondi e poi chiudiamo il collegamento. Sì, infatti, sì, certo. Vabbè, infatti stavamo finendo insomma di dire, sì, insomma, ecco, seguite di questa sera. Seguiamo questa sera, insomma, la terza puntata di Rosso San Valentino e grazie, e anche settimana grazie prossima, ne mancano ancora quattro di lavoro, grazie, ciao. Adesso andiamo subito a questo filmato.